Terz'ultima di campionato, al della vittoria i padroni di casa affrontano la Vastese, gara da inquadrare soprattutto in prospettiva futura. Squadra di Andrea Mosconi in campo con il consueto 3-5-2-1 ed piena zeppa di under, ben 6 dal primo minuto, in avanti con il 2003 Nicolas Prosperi che parte dal primo minuto a supporto di Santiago Minelli, assenti ancora per squalifica Conti e Capezzani e chiavi di centrocampo dai padroni di casa in mano a Giorgio Pagliari, supportato da Tizzi, Ruci, Severini e Tizzi. 4-4-2 classico invece per la Vastese che in avanti si affida al collaudato duo Martinello e Mamona. Non sono dell'incontro per i padroni di casa Laborì, Depuy e Zangheron rientrati in Francia. Prima parte della gara che scivola via senza sussulti al 12esimo, serie di batti e ribatti in aria abruzzese con l'inzuccata finale di Prosperi, palla che però si spegne al lato. La gara potrebbe sbloccarsi al 17esimo, angolo battuto da Obodo, tapin di Di Filippo che sbaglia un rigore in movimento. Al 32esimo ci riprova il Tolentino, Salvatelli inizia l'azione, serve in avanti Minella che va a scambiare ancora Prosperi, sfera che ritorna poi al numero 3 che però risulta essere troppo irruento nel controllo del pallone, azione che viene fermata dal direttore di gara. Un minuto più tardi la gara si sblocca, punizione di Obodo ed inscata vincente di Martiniello, 1-0 per la Vastese, e dopo 3 minuti ancora la formazione ospite nuovamente pronta ad esultare, stavolta è Martiniello che prova la conclusione a giro da buona posizione, per la seconda volta riesce a superare Giorgi. Lo stesso portiere Cremisi al 40esimo evita la del 3-0 in favore della formazione ospite, sventando la conclusione ravvicinata di De Filippo. Al 45esimo la conclusione di Rizzi supera di Renzo, pallone che si stampa però sul palo ed opportunità di riapertura all'incontro da parte dei padroni di casa che svanisce. Primo tempo che si chiude con il risultato di 2-0 in favore della formazione ospite. Si torna in campo per la ripresa senza nessuna variazione per quanto riguarda gli effettivi sul rettangolo di gioco. Al 12esimo da fuori aria ci prova Diarra, questa volta spedisce il pallone però sul montante della porta difesa da Giorgi. Al 18esimo Tortelli viene spintonato in area di rigore da Capitanio, forse ci sono gli estremi per accordare il calcio di rigore, ma l'arbitro sorvola e si continua a giocare. Al 25esimo ancora De Filippo che sembra avere un conto aperto con l'estremo difensore Cremisi, Giorgi prova all'inzuccata che però questa volta si spinge sulla rete esterna della porta Cremisi. Serie di sostituzioni su entrambi i fronti, ma la sostanza dell'incontro non cambia nonostante la ripartenza dai padroni di casa. Al 38esimo con Ettore Padovani che entra in aria, si incunea tra le maglie della difesa della formazione della Vastese, si allarga però un po' troppo per la conclusione, serve in qualche maniera Cicconetti che al momento però dell'impatto con il pallone scivola. Ultimo affondo dai padroni di casa al terzo dal termine, dalla tre quarti ci prova ancora Cicconetti, la cui stoccata finisce sul fondo in pieno recupero. Al 46esimo ancora una manovra del Tolentino, rovesciata di Laborì per la testa di Parovani e pallone che viene fermato da Rienzo. Finisce quindi con il risultato di 2-0 in favore degli ospiti. Negli ultimi 180 di gioco i Cremisi dovranno andare a far visita alla Cinzia Anvalombra e chiusura di stagione domenica prossima al della vittoria contro il Vasto Girardi.